quindi possiamo iniziare questa live. Prima però di passare, diciamo, ai nostri toni sempre giocosi e amichevoli, volevo lasciare appunto uno spazio che mi ha chiesto giustamente Viviana, e cui anche noi di Karateka ci accodiamo per fare un piccolo ricordo. Quindi a te la parola, Viviana. Sì, volevo semplicemente iniziare dedicando così un piccolo pensiero a un grande maestro che oggi ci ha lasciato, che è Maestro Salvatori, che io ho conosciuto ovviamente come tutti noi in karateka, e mi ha accompagnato un po' in quello che è anche la mia storia. In tutti i campionati italiani c'era, in tutti gli eventi e manifestazioni più importanti, quindi un doveroso abbraccio alla sua assolutamente famiglia. Assolutamente, penso che sia anche da parte di tutti i nostri amici che si stanno aggiungendo anche appunto nei commenti a questo abbraccio virtuale, a veramente una figura importante del karate italiano, per sia chi lo conosceva direttamente come te, chi non lo conosceva direttamente come me, ma anche Leonardo e Lapo, che invece hanno avuto contatti più diretti, erano molto, molto costernati di questo. Io direi che dopo questo minuto di doveroso saluto, iniziamo con la nostra live. Prenderemo pian piano il via, ora ci riscuotiamo. E innanzitutto, allora, come tradizione ti chiedo se ci puoi rivelare qualcosa che le persone magari non sanno di Viviana Bottaro al di fuori del tappeto. Allora, è una domanda che mi fanno spesso, ma non so ben rispondere. Comunque una vita molto tranquilla in realtà. Posso dire di essere orgogliosa di essere zia, una bellissima nipotina di 5 anni e mezzo che fa karate. In questo momento fa sia kata che kumite, però ovviamente vorrei che si specializzasse in kata e vuole diventare una campionessa, quindi insomma, è una piccola cosa che ci fa piacere dire. Assolutamente no, ma guarda, io prendo la palla al balzo invece, proprio perché stasera io ti ho chiamata, cioè a parte perché c'erano arrivate tante richieste per la tua intervista, eccetera, ma perché stasera mettiamo un punto a una faida che ci portiamo dietro da 15, 16, 17 puntate, che è la convivenza tra il kata e il kumite. Perché Viviana, come penso tutti sanno, sta con Nello Maestri, che è stato anche nostro ospite delle talks, e quindi questa convivenza tra kata e kumite è possibile? Sì, è possibile, effettivamente, assolutamente. Guarda, no, cioè, è sempre stato molto, molto toni scherzosi tra kata e kumite, certo. Siamo sempre presi in giro, però alla fine siamo un'unica famiglia, perché comunque i ritiri, le gare si fanno sempre tutti insieme. Certo, c'è l'orario in cui si fa kata, l'orario in cui si fa kumite, ma si sta poi tutti insieme, ci vogliamo bene, quindi ovviamente ci si prende in giro, come giusto che sia, però... Io certo. Sono la prova vivente che poi, vedi, l'amore a volte... Esatto, non conosce barriere, non conosce frontiere, e siamo tutti quindi sotto un solo karate, il karate è unico esatto. Per tutti. È un'unica famiglia, sì. Continuo a salutare un po' dei nostri amici, sì. Saluto Alessandro e Graziella, che come ti dicevo è una delle nostre più giovani fan... che se non sbaglio però fa kumite, ma la sorella fa kata. Alessandro, rispondici nei commenti, che io mi ricordo questa divisione ma non ne sono sicuro. Saluto Cristina, Gianluca Gallo, ciao, magari la prossima volta ci potresti essere tu al posto di Viviana, ci farebbe molto molto piacere. Luigi Busà, Luca Maresca, Alessandro Venanzoni, che ci segue sempre insieme alla mitica Lorena, devi sapere che è tremenda, perché fa sempre un sacco di quelle domande che io non potrei mai fare perché non le so, per cui quindi se hai del vantaggio da riscuotere, ecco, giocatelo stasera, perché Lorena è sempre top con le domande. Laura Pasqua, e quindi cominciamo questa serata, io direi, anche con le domande che ci sono venute su Instagram. Sono delle domande, in realtà una in particolare mi ha colpito, che era quella inerente agli stili. Se ti ricordi, non mi ricordo se un ragazzo o una ragazza ci ha detto, una ragazza ci ha chiesto, io ho visto che nel praticare il kata anche a alti livelli va tanto lo stile Shito Ryu, mentre io faccio Shotokan, e la sua domanda, se non sbaglio, si concludeva con: secondo te io sono penalizzata facendo questa scelta? Cosa ne pensi? Allora, è una domanda lecita effettivamente, perché se tu vedi il podio mondiale, chi va avanti, soprattutto nel femminile, è sicuramente l'atleta che fa Shito Ryu, Goju Ryu, Ryuerio, ma sicuramente non lo Shotokan. Ma io penso che sia un problema, sono due, secondo me, motivi.
per me, parlo per la mia opinione. Una è anche un po' la moda, nel senso che negli ultimi anni soprattutto il ragazzo si avvicina a chi vince, al campione, e quindi gli esempi sono quelli. Quindi c'è questa moda qua di che comunque è presente da un po' di anni. Mm-hmm. La seconda questione, secondo me, è legata anche alle caratteristiche dello stile, nel senso che lo Shotokan è uno stile molto di potenza, ha delle posture lunghe, basse, e per fare una transazione da una postura all'altra in velocità ci vuole delle caratteristiche tipiche di un certo tipo. È ovvio che magari il ragazzo è un po' più portato, questo non significa che la ragazza non può fare Shotokan, assolutamente. È un po' più facilitata, magari, come ad esempio io personalmente, sono una ragazza non tanto alta, diciamo, mm-hmm. bassa, baricentro basso, esile anche, abbastanza magra, per cui uno stile in cui ci sono posizioni leggermente più alte o comunque più corte mi dà la possibilità di esaltare le mie caratteristiche, che è la velocità. Certo. Quindi in base un po' alla moda, un po' al fatto che le caratteristiche fisiche portano più a uno stile piuttosto che l'altro, fatto sì che oggi effettivamente il femminile è molto praticato. E in più, chiudo poi il discorso, c'è anche la questione che nello Shitoryu c'è molta più flessibilità rispetto a quello Shotokan. Non so se mi sono spiegata. Sì, 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 sì. C'è sì, libertà sì. Di scegliere qualcosina. Ci sono varianti, diciamo. È un po' più rigido, sì. Ok, però guarda, ti volevo chiedere, ma a questo proposito, chi fa kata alto livello o semplicemente chi fa kata a livello agonistico, trova il tempo, ha il piacere magari di allenare e o conoscere kata di altri stili o kata diversi da quelli che porta in gara? Cioè, la faccio in realtà a te sul personale, tu hai allenato o imparato anche kata di altri stili che non, per passione, non solo per agonismo? Allora, non so se tutti, cioè, penso che pochi sanno che io in realtà vengo dallo Shotokan. Io ho iniziato all'età di 6 anni, fino ai 16 anni ho fatto Shotokan, facevo le gare di Shotokan con il mio maestro Claudio Albertini, che saluto, non so se mi sta seguendo. E io vengo da una scuola, insomma, da una società che faceva Shotokan. Poi, per motivi appunto agonistici in cui mi hanno, insomma, sono iniziata ad essere interessante dal punto di vista della nazionale, facendo i primi podi degli italiani, c'è stata la scelta tecnica appunto di farmi cambiare stile, che poi oggi è stata decisamente azzeccata per tutte le motivazioni che ho detto prima. Però io appunto kata di Shotokan so, mi sono avvicinata anche alla Ryueri ultimamente con la Nandai, faccio kata di Goju Ryu, che sono Kuru Rumpa, Super Impei, insomma io non sono uno stile, prendo un po' quello che mi piace, lo faccio su di me. E oltre però all'agonismo, devo dirti la verità, non ho avuto grande tempo di pensare a sono talmente focalizzata adesso sulle gare che mi piacerebbe. Ci sarà modo. Esattamente, sì. Assolutamente. E allora guarda, ti rispondo che Graziella, benché sia questa ragazzina esordiente che ha iniziato con il Kumite, però tramite i tuoi video sta imparando il Papuren. Quindi converti con i tuoi video, converti e porti sulla via del kata. Ci saluta intanto Roberta Sodero, che si è aggiunta alla live con noi, Stefano Maniscalco sempre presente, e mi dice una cosa molto vera secondo me Lorena, e questo ti potrebbe tornare comodo, mi dice Ale, il problema sarà quando farò la diretta con te, si vendicheranno tutti. Penso sarà la diretta più litigiosa della storia del kata. Non litigiosa, però sicuramente sconosceremo Lorena in una maniera che nemmeno se scrive un libro potremmo fare altrettanto. Senti, ma parlando appunto di gare, un'altra domanda che ci è arrivata dal web e che trovo molto interessante: per te qual è il momento più bello della gara? Se la fine del kata, qua diceva tre momenti, ma chiaramente si può ampliare. Fine del kata, il podio oppure la parte di warm-up? Allora, quella più emozionante sicuramente è quando finisci il kata. Il momento proprio ultimo, l'ultimo chiai, l'ultimo saluto, dove stai di aver dato tutto e aspetti il punteggio. Questa è la parte più emozionante. Ovvio, anche se vince una finale, vai sul podio, insomma, certo. Al suo perché quel momento. Però io penso che ogni fase abbia una magia, sia dal giorno in cui ti alzi, sai che devi fare la tua colazione, devi partire dalla tua preparazione, vai al palazzetto, cioè tu sai cosa ti aspetta e ogni momento ha la sua importanza.
E ci hai detto anche che anche tu sei... Com'è? No, stavo salutando il mio maestro di Genova e sua moglie. Sì, 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 infatti l'avevo visto, l'avrei poi riportato a display, sì, quindi possiamo dire che assolutamente sì, avevi ragione. E stavamo dicendo, mi hai rivelato prima che anche tu sei Team Nicoletta, quindi con Karate Mind non te ne sei persa una, e anche lei, quando l'hai conosciuta, diciamo, come percorso, dove eri quando sei entrata in contatto con Nicoletta a livello atletico? Allora, guarda, in realtà è abbastanza recente la mia collaborazione con Nicoletta, grazie a Laura ovviamente, che ringrazierò sempre per questo, parlandomene strabene ovviamente, mi sono interessata, e il momento è stato l'anno scorso dopo un'ennesima finale andata non come proprio volevo, mi sono detta ok, cosa posso fare ancora di più? Ho sempre pensato che la mente fosse estremamente importante, forse non lo so, non ho avuto mai la curiosità fino in fondo di provare, o comunque sai le giornate poi si trascorrono, poi comunque il risultato c'è, quindi non ci pensi, poi invece certo. A un certo punto ho detto no, ok, io tra un anno, ormai due, perché l'anno prossimo, tra un anno c'è un'Olimpiade e voglio avere tutti gli strumenti possibili per ottenere il massimo, che poi può essere la medaglia che mi meriterò, però io voglio essere quel giorno prestativa in tutti i campi, nutrizione, fisica, emozionale e mentale, e quindi è stato quel momento in cui ho detto basta, ci provo, poi mi sono trovata bene, ora stiamo intraprendendo un percorso, quindi... E c'è un momento dove particolarmente, magari non soffrivi, però dove ti sei rafforzata particolarmente rispetto a quelli che abbiamo enunciato prima? Cioè c'era magari una fase di gara, riscaldamento, durante, dopo, che soffrivi magari, dopo magari nel caso di una finale persa o un incontro perso, che soffrivi particolarmente, no, su cui ti stai rafforzando, o è un lavoro 360 gradi? No, non è quello. Io proprio sono andata da Nicoletta dicendo io non ho un problema, cioè non mi sento cioè non è che dico ok, vado da lei perché non funziona questo. In realtà volevo proprio migliorare io come persona, quindi il lavoro che faccio con lei è più profondo, non è perché non funziona questo rispetto all'altro. Certo. Tant'è che appunto vado... Cioè, ci sono tantissimi atleti come me che comunque sono già vincenti, non è che vengo da un percorso e dico non ho vinto una medaglia, c'è qualcosa che non va, però sì, sì. Sicuramente c'è sempre da fare molto, si può fare molto meglio, e volevo quell'aspetto che ancora mi mancava. Assolutamente, assolutamente. Quella parte inesplorata. Com'è? Quella parte inesplorata della mia mente e della mia persona comunque. Migliorare quante ore... persona è poi fondamentale per migliorare lo sport alla fine, quello che dice lei, no? Sì, sì, assolutamente. Mi chiedono dalla regia, ma dove è nascosto il Maestri? Cioè, c'è anche un suggerimento, chiedono se è dietro la tenda. Ah no, non è dietro la tenda. Ciao Anello, buonasera. È in castigo. In castigo. Addirittura... Si può dire che prima lui voleva mettersi giustamente da una parte, ascoltare l'intervista senza cuffiette, è stato ripreso e mandato sul balcone. Vai sul balcone e ascoltala senza cuffiette, se vuoi ascoltarla senza cuffiette. Quindi l'abbiamo trovata. Comunque, Kata 1, Comite 0, questa sera. E mi chiedevano sempre dal web quante ore ti alleni mediamente a settimana, e espanderei anche come magari in regime magari diciamo normale, nel senso extra Covid, posizioni i tuoi allenamenti, se hai una routine. Sì, sì, certo. Allora, in momenti normali, lontane dalle gare, abbiamo tre sedute di allenamento tecnico, tre sedute di allenamento di preparazione atletica, e quindi da lunedì al sabato, con alcuni doppi inseriti di tecnica. Invece, ovviamente, a ridosso della gara, quando sei in ritiro, la routine è un po' diversa, si fanno più doppi e in preparazione un po' per la gara. Quindi dipende un po' dalla programmazione. In questo periodo è un po' diverso, ovviamente. Come hai redattato? Hai dello spazio in casa che ti ha permesso di lavorare? Come è andata? Cosa hai fatto per ovviare al problema? Guarda, allora, noi abitiamo in un appartamento,
non tanto grande, di un condominio, quindi comunque ci siamo un po' adattati. La fortuna che facendo casa, comunque non ho bisogno di spari, non ho bisogno di grandi cose. Ci siamo adattati con qualcosina, ci siamo comprati online una Fitball, qualche manubrio, avevamo già degli elastici, ci siamo inventati un po', giustamente di alcuni strumenti. Poi ovviamente aiutata da mio tecnico Roberta, dal mio preparatore Massimo, ci siamo fatti un programma e in base a quello che si poteva fare. Ovvio che non ho la libertà di, che ne so, tirare un chiai, perché quello di Certo. quel vicino mi dice stai facendo, e non posso neanche fare tanto rumore, quindi comunque un po' è diverso, si intuisce che sono Ci vorrebbe una sala con dei pannelli fonoassorbenti, così che puoi fare i chiai, tutti i chiai che vuoi. diciamo che in questo periodo stiamo invidiando tanto che è una villa, e infatti mi sa che prossimamente ci adopereremo perché effettivamente è un'altra cosa. Con questa chiamiamola fase 2, puoi ricominciare ad allenarti magari anche in solo, ma in una palestra in strutture, oppure hai già Sì, ricominciato? no, ho ricominciato, ancora un po' i tempi sono ancora un po' lenti perché si devono un attimo organizzare, però penso che quanto prima, in questo mese, ci sarà la possibilità di tornare in palestra, ovviamente con i giusti tempi, giuste regole e quant'altro, spero, dai, Una cosa di cui non mi piano piano. sono dimenticato, anche se ho posticipato rispetto all'inizio, sono i ringraziamenti chiaramente al corpo di polizia che ci ha permesso di fare questa intervista, perché Sì, come ricordo certo. sempre il vostro è anche un ruolo pubblico, che quindi è giusto anche sottolineare questo aspetto delle carriere agonistiche che nel karate sono sempre legate con una funzione diversa da quella sportiva e che quindi è sempre secondo me motivo di vanto e da sottolineare, no? Quindi su Assolutamente. questo tutti gli atleti di tutti i corpi si sono sempre dimostrati molto disponibili anche a condividere quella che è la loro parte magari un po' più privata, perché giustamente qui nelle talks non parliamo solo di karate e semplicemente non credo che sia una cosa banale. Senti, ma te la faccio Certo. subito la domanda, però mi ci pulisco le mani perché non la faccio io, la faccio io subito la domanda gossipona suprema? Oppure Vai. aspettiamo un po'? Luigi, la fa Luigi, eh? Lui, la fa Luigi. Se volete rispondere in due, qua ci scrivono, ma quando vi sposate? Guarda, in questo momento non penso sia il caso, però io rispondo sempre quando me lo domanderà, cioè la donna, giustamente. Oh, O bene, no? giusto, Che giusto, giusto. Luigi, sbaglio, dico Pulita. così. Risposta pulita. Ora Risposta voglio vedere, diplomatica. ora si attacca al telefono, Nello, chiama subito Luigi. Se sentiamo grida di fondo è per quello, no? Ma scherzo, sono grandi amici. Aspettiamo Aspettiamo il matrimonio del secolo, innanzitutto. innanzitutto il matrimonio del secolo a settembre e in base a quello poi vediamo sviluppi Esatto. futuri. Sofia intanto ti saluta e ti dice che sei il suo idolo e accanto a questo ti Wow. domanda, quando da piccola facevi le tue prime gare? Pensavi dentro di te che saresti potuto diventare un giorno una campionessa che sei adesso? Quindi eri un po' come tua nipote, oppure hai cominciato magari più per un aspetto ludico o semplicemente per l'amore del karate? Assolutamente non ho mai pensato in queste cose. Io facevo karate perché mi piaceva. Ovvio, andavi in una gara, davi tutto te stesso, cioè, speravi di vincere, però non ho mai pensato, cioè, ma anche fino a 4 anni fa mi avessero detto ti qualifichi per le Olimpiadi, non ci avrei mai creduto. Io sono sempre fatta, sono un po' così, nel senso, Molto piedi per terra. sì, molto piedi per terra, sì, molto perfezionista, quindi vedo sempre le cose che non vanno, sono di che molto anche autocritica, forse troppo, ci sto lavorando, quindi no, Il non avrei mai pensato. critico interiore quindi fa catà con te. Esatto, no, non ci avrei mai pensato e quindi, boh, non so se questa è stata una fortuna, però... Ma senti, sui ragazzini e sulla scuola italiana di karate, che comunque è anni che fornisce campioni a livello europeo, mondiale e si spera di poter dire tra un anno anche olimpico, c'è la forte diffusione anche di pensiero del fatto che comunque l'approccio sui bambini che non è improntato subito sull'agonismo spasmodico, sia molto funzionale sul lungo periodo. Con Leonardo abbiamo fatto una puntata di About Karate dove abbiamo parlato proprio del fatto che i bambini.
virali del karate dei bambini su internet sono dei ragazzini giapponesi, no? Che magari a 5, 6, 7, 8 anni ti fanno dei kata che nemmeno forse i nostri esordienti, ora faccio per esagerare chiaramente. Però poi abbiamo dibattuto a lungo sul fatto che c'è tutta un'attività propedeutica a poi la vera attività agonistica quando il fisico è sviluppato e quando si entra appunto nella fascia degli esordienti, che è un nuovo modo rispetto a quello di ripetere il kata senza nemmeno sapere andare, cioè senza nemmeno sapere cosa stai facendo nella pratica, che sul lungo periodo agevola e permette di avere i campioni che si hanno oggi. Tu in questo senso come sei stata cresciuta atleticamente? Hai avuto anche tutta questa fase di gioco? Hai iniziato subito con il karate? Che ricordi hai della tua infanzia preagonistica? Ma guarda, allora, ovviamente l'agonismo ha sempre fatto parte di me, già da piccola, già 6 anni andavo a gareggiare, però il mio maestro è stato bravo a, secondo me, a dare un'impronta del karate che non era solo quello agonistico. Cioè per me, che ne so, l'obiettivo era andarmi a prendere la cintura di colore quel giorno, fare l'esame di cintura e mi brillavano gli occhi quando cambiavo la cintura. Per me quello era una cosa incredibile, no? Certo. Se tante cose forse chi è troppo concentrato sull'agonismo le perde. Ma anche soltanto andare ad allenarmi, ritrovare i miei compagni. Karate è tanto, non è soltanto la gara. Però è ovvio che poi che è successo. Nel mio caso le gare andavano bene e si è puntato su di me. Quindi in una società anche piccola in cui eravamo, quando il maestro vede comunque una possibile campionessa, un possibile un talento, è ovvio che poi ci si concentra su quello, perché è normale che sia andato così. Però a me piacerebbe se io domani, ma per caso, dovessi insegnare o comunque... Okay. Avere un mio gruppo di ragazzi, in futuro chi lo sa, non so se sono in grado, perché io non lo so a oggi, mi piacerebbe non improntare sempre, cioè improntare sull'agonismo, ok, perché è la mia, cioè io sono agonista, quindi per forza è una cosa naturale che mi viene, però cercare di insegnare anche tanto altro, non lo so, mi piacerebbe non far diventare la gara, la malattia, l'obiettivo, perché poi succede, come hai detto tu, che magari tanti ragazzini alle prime delusioni mollano. Sì. Se lo dai come fine ultimo, anzi come fine primo di tutto quello che fai la gara e poi di vincitore purtroppo per fortuna ce n'è solo uno, allora poi ti casca tutto il castello di carte, sì. Perché è fatto appunto di carte e non con basi solide, no? Sì. Visto che stiamo a chiacchierare, perché non ci racconti cosa hai fatto insieme a Sara, a Laura, appena entrata in nazionale? Allora, io e Sara Battaglia abbiamo conosciuto Laura Pasqua nel 2006, se non sbaglio. No, 2006, sì, se vediamo Laura se mi deve correggere. E praticamente lei è entrata in nazionale, c'aveva una capigliatura, tipo, non so, un panettone aveva posto dei capelli. Okay. E allora l'abbiamo costretta a farsi la piazza prima della gara. Cioè, l'abbiamo pensato, tu in gara non vai così. Cioè, senza conoscerla, Cioè, tu così molto non, bene. Non hai capito. E quindi si è messo in camera e Sara fa la piastra, eccetera. Così è stato simpatico quel momento. Essere presi per essere piastrati prima. No, prima... Io non ci conoscevo, ho detto, queste sono matte. Stefano ci chiede: Viviana, chi è stata secondo te la più grande campionessa di kata della storia? Qui si va proprio. Si va proprio sul. Ad oggi, diciamo, secondo me si risponde anche abbastanza facile, diciamo, cioè, no, no, vabbè, no, italiana, no. Ma italiana o lui intendeva... Penso in generale. Sì, io direi il primo nome che ti viene in mente quando ti dico una grande campionessa di karate, di kata. Allora, se devo dire italiana, ovviamente Sara, perché è entrata nella storia vincendo il campionato del mondo a 19 anni, cioè una cosa, penso, irripetibile. In generale, non lo so, non riesco a sbilanciarmi. Però Sara mi sembra un ottimo nome, no? Che mette d'accordo tutti. Tra l'altro abbiamo anche dei saluti dalla Svizzera, quindi questa live sta diventando addirittura internazionale, per cui la prima live internazionale che io sappia.
a Kumite come siamo messi? Mai messi i guantini? Li metti ogni tanto anche solo per quando se litigate con Nello, infili un paio di guantini e gli fai vedere come si tira? No, a mani nude. Quando si Direttamente. No, allora, sì, ho fatto Kumite purtroppo a livello regionale, non sono andata oltre la interregionale massimo, per un paio d'anni, che il periodo in cui appunto mio maestro giustamente disse: allora, un vero karateka deve saper fare tutto, quindi si era messo in testa che anche noi del kata dovevamo comunque approcciarci in qualche modo al Kumite. Devo dire che non a me è piaciuto tantissimo, nel senso, vincevo anche in realtà, perché usando bene le gambe, qualcosina, ripeto, sempre a livello molto basso, però anche a grado, quando andavo a fare gli stage facevo anche la lezione di Kumite, qualcosa sì, ecco, però non oltre. Poi ho detto: maestro, senti, no, non fa per me. Però comunque mi piace l'idea che non si parte col karate facendo soltanto una delle due specialità, cioè c'è comunque nel tuo bagaglio tecnico tutte e due, non è che sei partita con faccio kata e esiste solo quello, perché comunque è una multidisciplinarità finché riusciamo a portarla avanti, non per forza solo a livello agonistico, è bello, c'è il karate anche, no, quello, no? Io una cosa che mi piacerebbe, cioè anche quando ti dicevo facevo l'esame di cintura, cioè si faceva kata e kumite, anche l'esame di cintura, se con il mio kata mi davano la cintura, cioè era una conquista, quindi si doveva fare un pochino tutto. Poi ovviamente mi sono specializzata su una cosa, però no, io condivido con te il fatto che un ragazzino dovrebbe iniziare a fare entrambe le cose, come sta facendo mia nipote, poi domani sceglierà. Intanto ci saluta Nicoletta che ci ha raggiunto anche lei in live, e passiamo a una domanda culinaria, perché Lorena, che finalmente ha iniziato a riscaldare questa live, ci dice: io voglio sapere qual è il piatto forte di Viviana, che cucini te, che cucini te. Va bene anche gli hamburger, non lo so se ti piace cucinare, se non ti piace. Allora, io non sono una brava cuoca, lo sanno benissimo i miei compagni, maledetta Lore. però devo dire che in quarantena un pochino migliorato, giusto? Ma insomma, dalla regia non è che sono tanto convinti. Vabbè, in colore vi vedo vivi, quindi penso che sia andato bene le volte cucinato bene. Infatti. Ci chiedono cosa ne pensi. Dimmi. Cambiamo domande. Cambiamo? Lorena, la prossima la voglio più mirata, però. È più mirata che qui c'era troppa possibilità di sfuggire. Sul discorso campionessa, un paio di commenti sono arrivati su Rika Usami. Cosa ne pensi di questa grande, comunque grande atleta? No, beh, lei sicuramente, io mi ricordo quando l'ho vista dal vivo ai campionati del mondo, mi aveva impressionato. Anche io penso sia una delle atlete più forti che ci sono state in circolazione. Cosa hai provato a rubarle gli occhi? Cosa hai provato a rubare a Rika, magari, quando l'ha vista? Quello che hai detto, gli potessi portare via una roba, gli porterei via quella. A me è piaciuta tanto per la sua essenzialità. Cioè, lei non era una che faceva chissà quale facce, non ostentava. Lei proprio, con la sua veramente essenzialità, riusciva a esprimere una roba incredibile. Marziale al 100%. Tanto, sì, marziale, tanto. Anche nei modi, fuori dal tatami. Ah, ok. È proprio un modo d'essere, quindi, oltre che sì, di esprimersi. Perché sul tappeto tante ragazze del kata mi dice: viene tanto fuori come sei, la tua personalità. Se te sei un atleta di kata e vedi altre persone appunto praticare kata con passione, vedi attraverso, diciamo, un po' anche il carattere, anche un po' quello che si può riflettere nelle caratteristiche della persona. Tu questo cosa ne pensi? Il kata che fai sul tappeto ti rispecchia come persona? Ma sì, quello che dici tu magari si vede più sui giovani, magari c'è quella ragazza un po' più estroversa, che quindi ha coraggio sul tatami di fare un certo tipo di chiare, un certo tipo di sguardo, c'è quella più timida che lo porta sul tatami. Penso che a certi livelli, come sono io o tante altre, c'è un lavoro talmente meticoloso e di precisione che non è niente a caso, nel senso è tutto studiato, quindi a prescindere dal carattere.
Non so se accetterai il guanto di sfida per, penso, le Olimpiadi, anche perché questa è una frecciatina che tiro alla persona che ci ha scritto il commento sulle Olimpiadi, ma Stefano Maniscalco ci chiede, no, aspetta, ho sbagliato domanda, ci chiedeva se, ci chiedeva se può praticare kata se una all'anca sbilenca, perché devi sapere... No, devi sapere che noi abbiamo avuto in anteprima la notizia che Stefano farà, e se non la fa ce lo spingiamo noi, la gara secca per le Olimpiadi a Parigi. Però a questo punto non so se la fa per il kata o per il kumite. non lo so, Ce lo vedi questo. Stefano, cioè, 102 kg di muscoli a fare? Lui Shotokan sicuro, perché da lì non si scappa. Shotokan, sì, penso Shotokan lui, sì. Vabbè, lui potrebbe fare qualsiasi cosa, con le doti fisiche che ha, anche con Assolutamente. l'anca sbilenca. Anche con l'anca sbilenca, però visto che siamo a fare una gara, uno non può andare a Parigi per fare una gara sola, magari può fare più specialità, no? Tanto esatto, perché la no? stamina ce l'ha. Allora, guarda, dimmi te, perché comunque qui si entra in zona calda. Non so se si può pronunciare la parola, vabbè, Olimpiadi si può pronunciare. La parola che inizia con Med e finisce con Aia si può pronunciare? Sì, dai, oh, voglia. Giuseppe ci chiede: chi vuoi trovare in finale per l'oro alle Olimpiadi tra Shimizu e Sanchez? Oh, so, miseria. Già siamo arrivati alla Allora, fine, già siamo arrivati alla ok. fine. Una medaglia ce l'abbiamo sicura perché stiamo facendo la finale per loro. Sì, allora non so in realtà come saranno distribuite le teste di serie, adesso non ci voglio neanche pensare, no? No, Quindi certo, facciamo che è un gioco tra di noi. notiamo e pensiamo appunto questa cosa. Allora, sono entrambe pericolose perché? Perché uno per il motivo, la giapponese in casa, quindi sicuramente ha Motivazione extra. un certo tipo di riscontro, esatto. La Sanchez perché ovviamente per il percorso che ha fatto, quindi in entrambi i casi. Non benissimo, però io non lo so. Non so rispondere a questa domanda. Mi Probabilmente, piacerebbe guarda. Oh, batterne una prima e una in finale, via. Chiunque ci sia. esatto. Ti volevo consigliare, direi: intanto arriviamo in finale, giochiamoci loro e poi con chi è va bene, non ci fa paura di nessuno. E una domanda molto, molto carina. Il nostro amico Christian Verrecchia ci chiede: qual è la festa di compleanno a sorpresa più riuscita? Il mio 29esimo compleanno, che avevamo organizzato una festa, io l'ho scoperto la settimana prima. Però dai, è venuta bene lo stesso. Ma l'hai scoperta e poi non hanno potuto più nascondertela o hai fatto finta di non saperlo Ho fatto e finta di non saperlo e poi non l'ho se ne sono svelato accorti? questa cosa. No, poi ho mandato un video sul gruppo dove dicevo guardate che lo sapevo, ho fatto tutta simpatica. Tutti, no! Oh. Vabbè. Vabbè, cose che capitano, ma pensieri assolutamente sempre apprezzabili. Mentre qua Paolo, visto anche la tua idea, poi magari un giorno di allenare, ci fa una domanda specifica su quelle che sono le restrizioni che verranno fatte nei dojo post-Covid-19. Qua ci dice come consiglieresti di svolgere gli allenamenti, visto che è un argomento molto discusso, o almeno come pensi di poter svolgere gli allenamenti in tutta tranquillità? Oddio, guarda, in realtà dal mio punto di vista, in cui faccio kata individuale, il coach può stare benissimo a 4-5 metri di distanza, non vedo grandi problemi. Parlo ovviamente del mio campo che è il kata, Certo, quindi in questo sul kata caso qua magari per fortuna essendoci siamo la possibilità di fortunati. essere più in autonomia, c'è la distanza da Esatto, sì, rispettare, ma giustamente la distanza, poi ovviamente il sarà un po' resto più non un è problema sempre magari per le così. ragazze della squadra, per il discorso del bunkai, Sì, eccetera. Però ma infatti non penso che lo potranno inizialmente fare, non lo so. assolutamente, purtroppo sì, e magari si alleneranno insieme su Zoom, visto che adesso va tanto. Oppure vengono con noi, vengono in live, E si una sopra, una in allenano. mezzo, una sotto e provano ad andare a squadra senza vedersi e senza sentirsi. Gli aumentiamo la difficoltà. E comunque ci ricorda tale Valeria Bottaro, non so se la conosci, Mia che sorella. ricordati che una volta ti ho battuta. È Quindi vero. è per definizione una campionessa, una campionessa e batte una campionessa.
è così. Sì. Lei faceva kata e ci siamo scontrate più di una volta, bruttissimo, non mi piaceva per niente. Eh sì, non deve essere facile, anche siete piuttosto coetanee, quindi eravate più o meno... Due anni e mezzo più grande lei, quindi in alcune volte le nostre categorie coincidevano, e quindi sì, 3-4 volte ci saremmo incontrate. Ovvio, il kata poi per fortuna io faccio il mio, lei fa il suo, non è che ci meniamo, quindi però comunque brutto con la propria sorella. Non è il massimo, non è il massimo. Ma e quindi cucina meglionello, se dobbiamo fare una grigliata lasciamo in mano tutto a lui? Sì, lui è bravo. Cioè, mi fa cucinare a me, perché non ho voglia in realtà. Okay. Però quando cucina lui fa sempre meglio di me, io ogni volta capisco come mai. Allora fallo tu, se no. Giusto, se uno dice se c'hai questo talento, sfruttalo tra gli altri. C'è molta disputa su questa cosa dello Shotokan e dello Shito nei commenti, però io penso che tu abbia risposto già un po' prima sul fatto che comunque non è tanto uno stile meglio dell'altro, quanto piuttosto adattare lo stile alle proprie caratteristiche. Sì. Quindi non c'è una vera e propria rivalità alla fine tra i due stili? No, no, perché poi anche lo Shotokan fatto bene, potente, preciso, è un bellissimo stile, bellissimo. Quindi non è come lo fai le cose, fondamentalmente, che fa la differenza. E in questo anno che ti separa dalle Olimpiadi, pensi che possa cambiare qualche equilibrio tra voi atlete anche per via di questo stop forzato? Oppure arriveremo alle Olimpiadi con gli equilibri di adesso? Allora, bella domanda. Ovviamente io ci sto lavorando con Nicoletta su questa cosa, perché comunque siamo davanti veramente a qualcosa senza precedenti. Cioè, io penso che nessuno abbia mai avuto un passo olimpico più di un anno prima. Era una cosa impensabile, quindi sicuramente c'è da lavorare. Però per me questo è solo che un vantaggio. Quindi non vedo problemi. Sì, sì. No, infatti tanti atleti che abbiamo intervistato e che magari sono ancora in lizza hanno visto questo stop anche come una fortuna, per il fatto che non era facile tirare il fiato e ogni due settimane andare in giro per il mondo per comunque fare gare. Sì. Anche perché se anche hai il pass non è che puoi smettere di fare gare per un anno e dire ci rivediamo alle Olimpiadi, anche no. Soltanto per tenere il passo. E allora vediamo cosa andiamo a pescare. Vabbè, questo è facile, il kata preferito? Lo sai che invece non riesco a trovarne uno, perché in base a... no, mi piacciono un po' tutti quelli che porto. Okay. In base a quello che sto lavorando mi esce meglio uno, magari lavoro su un altro aspetto, mi esce meglio là, quindi un giorno mi piace più uno, un giorno mi piace più l'altro. E il kata del giorno, quindi? Allora, ultimamente devo dire che mi piace molto Bakuren, riesco a scriverlo molto bene, quello sì. Nell'ultimo anno l'ho perfezionato, l'ho vissuto bene, però in realtà anche tutti gli altri che faccio. Sì. E Anan o Chatanayara? Chatanayara. Tutta la vita. Ok. Sì. Ci sono stati dei momenti nella tua carriera dove hai avuto maggiormente sfiducia in te stessa, momenti che hai dovuto passare magari anche nei confronti del mollo l'agonismo? Nicoletta ci diceva che la frase più detta dagli atleti dopo una gara magari non è andata necessariamente male, ma per loro finita male, magari perdendo una finale, quindi non è che sia andata proprio malissimo. Dico, cazzo, io mollo tutto, è finita, non voglio più vedere il karate, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono stati questi momenti? Sì, ci sono stati. Cioè, uno su tutti, non lo ricordo benissimo, è stato nel 2015, quando ho perso il primo incontro. Io venivo da un oro, ero campionessa europea in carica, e ho perso al primo incontro al campionato europeo successivo. Ne sono stata più ripescata. Ed è stata una botta bruttissima, perché poi mi dava, se arrivavo fra le prime cinque ero automaticamente qualificata per gli europei, giochi europei olimpici, quindi non solo ho perso l'europeo al primo, ma non mi sono neanche qualificata, quindi mi ricordo che per riprendermi ci ho messo tantissimo, tanto tanto tanto, da sola, infatti mannaggia a me che non ho conosciuto Nicoletta prima, perché forse avrei avuto un aiuto in più.
stato brutto, ma mi è servito tantissimo. E poi un'altra volta, lo devo dire questa cosa, okay. C'è stato una gara, una Bottle Cup mi sembra, dove in una finale ho sbagliato il bunkai. Ok. Cioè praticamente ho saltato un pezzo. Ah, buono. Sono andata nel pallone, purtroppo è successo questa cosa. E le ragazze, Sara e Michela, sono state fantastiche perché mi hanno visto il panico negli occhi e mi hanno assecondato non so come. Cioè io facevo le cose e loro sapevano improvvisare, però abbiamo finito, tra l'altro abbiamo vinto la finale perché le altre hanno, anche loro avevano sbagliato, quindi avevano fatto peggio di noi. Non so come siamo riusciti a vincere, io mi ero vergognata da morire, questo era visto palesemente che c'era qualcosa che non andava. E sta cosa mi è rimasta addosso un po', tutte le finali dopo che avevamo fatto col bunkai avevo sempre paura di sbagliare, sempre paura che, e me lo ripassavo continuamente, quindi sì, ci sono stati momenti brutti. Però vabbè, fanno parte della crescita. Oggi ci rido, capito? Ok, però rimane quell' episodio che appunto magari nelle finali successive ti ha permesso di essere ancora più perfezionista su quello che dovevi andare a fare e ripassare. Esatto. Allora, questa è l'unica domanda che ti permette... Non dovevo dirlo. Dimmi. Michela Pezzetti mi ha detto che non dovevo dirlo questa cosa, ma sì, ormai ma sì, anni, siamo tra amici, sono collegati solo in 100, la vedranno solo in 3-4 mila, quindi i soliti amici intimi. Questa ti permetto eventualmente di non rispondere perché non voglio come si responsabilità penale, no scherzo, non c'è nulla di che, però Laura ci dice, in intimità come chiami Nello Maestri? Dacci il titolone per fare l'articolo domani, se si può dire. Come ti chiamo? No, vabbè, banali, nomignoli banali dolci. Dai, okay. Ci ha provato Laura. Ci ha provato, ma non c'è riuscita. E poi ci dicono che sei una ninja in camera. Cosa vuol dire? Che non ti si sente entrare, uscire? Sì, su questo sì, è vero, ha ragione Lori, quando mi capita di stare in camera con lei e con le altre lo dicono tutti, cioè cerco di non far, perché noi del casale di solito abbiamo la gara prima, non voglio svegliare la vicina di stanza, la vicina, cioè di letto, scusami, sì. Ecco qua di stanza, e quindi riesco, mi preparo tutte le cose prima, so che un bagno, poi chiudo la porta, non faccio vedere la luce, cioè non, come se non esistesse. Ok, è un ninja. Sì. E Claudio ti chiede, ma come hai vissuto il passaggio tra lo shotgun e lo shito? Mio maestro, se lo ricorda bene perché ero piccola, avevo 15-16 anni e mi sono messa a piangere come una fontana. Ah! Sì, ero distrutta da questa cosa, perché per me il mio mondo erano le mie katà, era il mio Soshin, il mio Kankudai, il mio Gankaku, chi me lo toccava, e invece poi mi sono ritrovata giustamente poi a cambiare stile, però all'inizio è stato traumatico, mi ricordo, ci prendiamo in giro ancora per questa cosa. Ho capito, volevo riprendere anche un po' di domande per finirle, giustamente anche chi c'ha scritto da casa. Da quanto tempo quindi alla fine pratichi karate? Allora, da quando avevo 6 anni fino adesso che ne ho 32. Ma hai fatto sempre solo karate? L'hai affiancato ad altri, sì, sport? No, in realtà parte una piccola parentesi di nuoto, ma proprio piccola, costretta dai miei genitori. Ho sempre fatto solo karate, ma è stata una botta di fortuna. Cioè, sotto casa c'era una palestra, mia sorella prima, poi io l'ho seguita di conseguenza, ci siamo iscritte lì, mio padre voleva farci fare arti marziali, e poi da lì è partito, mi è piaciuto e ho continuato, quindi mi è andata bene. Questa è un'altra bella domanda: quando fate il kata in gara non vi disturbano gli applausi intermedi, visto che comunque c'è una grandissima concentrazione, oppure siete così isolate che non si potrebbero sparare fuochi d'artificio? Ma no, non mi danno per niente disturbo, a volte facciamo il kata con di fianco comité, quindi figurati, con tutta la medicina che c'è, quelli del comité che urlano. Siamo abituati a qualsiasi cosa e noi creiamo la nostra bolla, ci può essere veramente un tuono, non ce ne accorgiamo, almeno io non me ne accorgo, o se me ne accorgo non mi disturba, ecco. Ok, e Roberta ci aggiunge qualche, immagino che sia qualche dettaglio in merito alla gag che ci hai detto prima, cioè che stavi svenendo e lei si stava per alzare per venirti a prendere, anche se poi è andato tutto bene. Quando ho sbagliato il bunkai, lei mi ha detto che da fuori sembrava che io mi stessi sentendo male, cioè talmente ero spaesata perché non sapevo dove ero in quel momento, che da fuori sembrava che mi stessi
dando KO praticamente. Bello, meno male, poi le compagne di squadra hanno fatto sì. la differenza. E ti chiedo anch'io, guarda, visto che abbiamo parlato di squadra, abbiamo avuto la squadra, e questo il passaggio invece da squadra a individuale, anche se comunque avete sempre portato, cioè portate sempre avanti anche quando fate kata in squadra, anche l'individuale. Sull'approccio di gara, come l'hai vissuto? Cioè, immagino che comunque con la squadra ci si fa forza a vicenda, siamo sempre in tre sul tappeto, è vero che hai più responsabilità, ma come hai visto, se sbagli hai qualcuno al tuo fianco che è in grado magari di riprenderti. Su questo, come l'hai vissuta il differente approccio di gara, passando dall'individuale alla squadra? Cioè, viceversa, scusa. Vabbè, come hai detto tu, noi siamo sempre state abituate da sempre a fare entrambe le cose, quindi anche se prima facevo solo la squadra, io andavo nelle Golden League, si chiamavano così, facevo comunque anche la mia gara individuale, quindi non è stato traumatico tanto questo. Più che altro ho sentito invece negli allenamenti un po' di differenza, perché gli allenamenti fatti con le ragazze, quindi unione, amicizia, scontro, qualsiasi cosa, però era un certo tipo di allenamento, da sola un altro. Poi in gara in realtà non ho sentito particolari problematiche, perché ripeto, ho sempre fatto gara individuale a squadra manetta da 15 anni. Negli allenamenti un po' la differenza si sente, sì. Quando subentra l'adrenalina da gara, poi quello che succede, succede, siamo pronti a tutto. E ricordiamo sull'aspetto culinario, e questa cosa mi piace, anche perché il mangiare, specialmente in questo periodo di reclusione, è diventato ancora di più un argomento centrale nelle nostre vite. Raccontaci cosa avete fatto tu e Laura Pasca al Kerry mentre guardavate la gara di Baku da casa. Allora ti spiego, Kerry è il nome di un cane. Ah, ok. No, allora, non avete cucinato nessun cane? No, stavamo guardando i giochi olimpici europei di Baku nel 2015 a casa, io e lei, che c'era Luigi che faceva la gara, Nello, Mattia, Luca Maresca, e eravamo talmente agitate perché tifavamo i nostri compagni che a un certo punto avevamo il cane, che era un chihuahua, non mi ricordo, un cagnolino piccolo di Ciro Massa, eravamo a casa sua a guardarlo, che aveva Sky. E l'abbiamo lanciato, cioè abbiamo un attimino tipo un certo punto lanciato, però non si è fatto niente, dal divano, così, in simpatia. Laura, cosa racconti anche tu? No, ma stasera siamo tutti mega in super forma, quindi direi ottimo, perché sicuramente sta venendo fuori un'intervista esclusiva che ci possiamo rivendere su tutte le testate da domani. Allora, è arrivata una domanda in inglese che quindi io te ne faccio. Prima una io, così la cerco di decifrare, per cui perdonami se sarò un attimo assente. Vai. Ma poi vediamo di affrontare anche questo in italiano. E sempre sull'aspetto dell'allenamento fisico, quindi non soltanto attaccato al discorso del kata. Ci sono esercizi che soffri particolarmente, che se preferisci eviti, oppure tutta la preparazione fisica, atletica, è un qualcosa che fai volentieri o che ti riesce senza particolari problemi? Allora, mi piace quasi tutto, non amo tantissimo correre, sinceramente, infatti Massimo ha provato a farmi correre un po', poi ha rinunciato, perché non sono proprio portata a correre, proprio non sono incapace a correre, proprio anche come metto i piedi, non mi piace, non preferisco fare fatica su altre cose più specifiche, ma sulla corsa no. E come vorresti allenare, quindi come ti piace di più allenare il fiato in questo senso? Nuotare o altri tipi di attività? No, nuotare proprio no, tutto ciò che fatica così, no, nuotare male, no. Allora in realtà resistenza metabolica eccetera, mi piace più farlo sullo specifico, proprio sui kata, sui blocchi, però corsa no. E nuoto benché meno, cioè nuoto proprio non okay, è proprio il mio. Okay. Allora, guarda, Timothy in realtà è un allenatore francese. Ok.
Che ci chiede, dopo Pinan, qual è il kata di Chitoryu che suggeriresti di imparare? Chiaramente ti fa i suoi auguri per il meglio, dice non capisce bene tanto l'italiano, ma non ti preoccupare Timothy, dopo ti veniamo a scrivere nei commenti la risposta in inglese. Ok. Allora, sta chiedendo una persona che non è cresciuta con le basi di Shito, in realtà, quindi non è proprio la persona indicata, perché io non facevo i Pinan, facciamo gli Aiyan, però secondo me, per la mia poca esperienza, direi che un bel kata base, lui ha detto Seienchi, sì, Nipepo già. Sì, Seienchi, Nipepo. Nipepo è abbastanza già tosto come kata, molto difficile in realtà. Boh, cosa ha detto? Ha chiesto altri kata oltre Pinan? Questa è la domanda? Sì, no, ha detto sì. La domanda era quale kata Shito suggeriresti dopo, da imparare dopo Pinan? Quindi se già dici che Seienchin è un buon kata dove partire. Sì, sì, Seienchin, Bassai Dai anche, quello sì. Infatti una volta c'erano gli Shitei, non so se ti ricordi, che anni fa nei campionati ufficiali mondiali si facevano i kata di base, che erano Bassai Dai e Seienchi, e poi dopo, insomma, quindi sì, questi kata qua direi. Gianni Pepo invece è un bel kata particolare, io lo reputo, non dico difficile, però già interessante. Non banale. Però ripeto, io ho una base di Shotokan, quindi non ho vissuto un iter Shito di un certo tipo, quindi non sono la persona più adatta a cui chiedere questa cosa. Visto che abbiamo parlato, hai accennato un po' del regolamento, questi cambiamenti di regolamento, l'altra volta con le ragazze abbiamo parlato tanto anche del fatto che magari soliti kata, un'unica prospettiva, però dall'altra parte c'è tutta una zona che diventa cieca, no? che è quella di... Io avevo proposto di iniziare dei kata di schiena, però me l'hanno bocciata, ho detto vabbè, inizia il kata di schiena così ne ripeschi alcuni nuovi, ma me l'hanno bocciato, non so perché. Tu su questo come l'hai vissuto a livello di prestazione? Cioè se ti sei sentita più spaesata perché le distanze sono diverse, allora hai dovuto cambiare il modo di fare kata su qualcosa? Quindi una tua visione generale su questo. Sì, sì, come hanno detto le ragazze l'altra volta che ho seguito, giustamente hanno fatto questo appunto molto giusto. Cioè gli arbitri adesso non sono più intorno a te, ma sono solo davanti. Quindi cosa succede? La scelta dei kata sono quelli che hanno maggiormente uno schema che si proiettano in avanti. E anche durante un kata cerchi comunque di proiettarti in avanti. Che ne so, per farti un esempio pratico, se io dopo un salto a terra e sono di schiena, non ci sto un quarto d'ora a terra e mi giro subito verso dall'altra parte, magari recupero lì, verso gli arbitri. Cioè queste piccole cose studiate assolutamente, sì, perché sono cambiate le disposizioni. E secondo te questa cosa dell'avere i soliti kata portati in gara è vera? La vivi meno nell'individuale? C'è qualche cosa che si può fare nel caso tu la ritenga vera come affermazione? Il fatto che in giro ci sono sempre i soliti kata? Le ragazze della squadra dicevano purtroppo dopo questa adozione del nuovo regolamento, io gli avevo chiesto si vedono in giro un po' i soliti kata, voi che ne pensate? E se non mi sbaglio Carola mi ha detto sì, io guardo poi dopo la gara quella che è la scaletta anche delle altre squadre e mi rendo conto che effettivamente bene o male proprio per questa impossibilità di avere diverse visuali vengono fatti bene o male gli stessi kata. Nell'individuale pensi sia successa un po' la stessa cosa oppure non ha... Condivido abbastanza questa cosa, anche se poi alla fine la scelta dei kata va un po' a moda, come dicevo prima. Cioè se il campione di turno porta un kata nuovo, tutti a fare quel kata, indipendentemente se è avanti o dietro. Però sì, tendenzialmente anche nell'individuale si vedono sempre i 4-5 kata stessi che ruotano. È vero. Sì. E comunque ce lo potevi dire che il tuo primo kata shito è stato Chatanayara, perché assomigliava al Kaikodai. È vero, il mio primo... Io infatti personalmente, perché sono venendo dallo Shotokan, il maestro giustamente mi ha insegnato il Chatanayara, tra l'altro perché è abbastanza schematico, un kata molto chionizzato, no?
E poi per rendermi meno traumatico il passaggio, mi ricordo che all'inizio nelle esibizioni, nelle manifestazioni che potevo fare, mettevo gli Yokogeri Jodan al posto dei Maigeri. Così mi sembrava di tenere un pochino del mio Shotok all'interno dei kata. Quindi mi ha reso il passaggio un po' meno traumatico. Quindi vedevi tipo me fare Chatayara e Yokogeri al posto dei Maigeri, così, questa simpatia. Giusto, bella, giusto, bella. Giusto, giusto. Per concludere il discorso del regolamento che appassiona sempre tanto, premesso che ogni sistema di regolamento ha i suoi pro e i suoi contro, e qui stiamo a fare come appunto un confronto, ma più che chiacchiere, proprio un confronto anche dal tuo punto di vista, cosa magari terresti del nuovo regolamento e cosa avresti lasciato del vecchio, dalle disposizioni ai sistemi di arbitraggio a quant'altro? C'è nella tua mente un sistema di arbitraggio che magari potrebbe essere migliore? Allora, in realtà a me secondo me ci sono i pro e i contro in entrambi. Non riesco a decidere, non ho un'idea chiara di cosa è meglio. Perché ti spiego, nelle bandierine era bello intanto il momento in cui si giudicava, perché era emozionante, lì per lì vedi 3-2, ti giri, insomma. Invece il sistema a punteggio è un po' più, devi stare davanti sul tatami, aspettare il tuo punteggio, il tuo saluto, te ne vai, quindi un po' meno emozionante. Ma più che altro le bandierine ti dava un pochettino più di, secondo me, l'arbitro poteva in quel momento far predilige la sua soggettività, nel senso, io faccio un kata, ok? Lascio qualcosa lì di bello, l'arbitro fa rosso-blu, mi è piaciuta più l'italiana, pam. Invece nel punteggio c'è un po' più di, come posso dire, fatti aiutare dal pubblico. Esatto, razionalità, no, nel senso che vedo il primo kata e metto la parte atletica, la parte tecnica, vedo il secondo kata, a prima ho dato questo, adesso, quindi è un po' più, come posso dire, aiutami tu. È un po' più, magari più, no? È meno emozionante da un certo punto di vista, perché manca l'attimo, però è più ponderato, è più magari anche... cioè, dall'arbitro più tempo per poter dare una valutazione che non sia di istinto. Esatto, questo però è anche positivo, sinceramente. Cioè, il lato positivo è questo, che un po', secondo me alla lunga è più meritocratico, perché secondo me vanno avanti poi quelle che realmente meritano, che vadano avanti, sì. Ma e sulla disposizione che ne pensi? Il fatto che siano avanti? Sì. Allora, l'hanno fatto per dare la giusta... L'unico, appunto. Sì. Sì. Però ti perdi una parte di kata rispetto a prima, no? Perché hai detto, cioè, nel senso, prima potevi fare diversi kata, anche perché dovevi mostrare a tutti i giudici che vedevano il tuo kata da diverse angolature, e quindi dovevi forse avere meno sbavature. Io mi sto addentrando in cose che puoi chiaramente super smentire, però potevi non nascondere meno, ma se so che tutta una parte di un kata non si vede, magari anche proprio quella parte del kata, non so come dire, ma non che ti rilassi perché non puoi, non che non la fai perché la devi comunque portare avanti, però può diventare anche un discorso di tattica, sfruttare delle parti meno viste per poter un po' o riprendersi o farle diversamente, ok? È una domanda, Allora, ho capito quello che vuoi dire. In realtà, secondo me, poi una volta che tu prepari il catalogo, fai indipendentemente che ti vedono solo davanti, perché comunque ti vedono anche dietro il pubblico, c'è gente che riprende, le tue finali si vedono, quindi tu il kata lo fai a prescindere dal fatto che tu sai che in realtà ti giudicano solo davanti. Il fatto che siano tutti davanti è giusto, secondo me, perché tutti devono avere la stessa visuale. Certo. Qua. Un po' come i tuffi, certo. Insomma, come, non so, gli altri sport. Il discorso delle bandierine era diverso, perché comunque non è stato semplice entrare in questo sistema, perché sei abituato a essere circondato, poi pum, ti ritrovi da un giorno all'altro a essere, a parte che non sono anche lontani, come dicevano le ragazze. Sì, ti senti un po' più solo lì sopra, però ci siamo fatti l'abitudine, dai, mai. Ok, c'è di peggio, dai, di cambiamenti che possono succedere, c'è di peggio. Ci si può dimenticare il Bunkai durante una finale, ad esempio, però così mi viene in mente a me una cosa che potrebbe succedere. E questo squat, quanto si solleva qui di squat?
non si può dire, dai. Off limits, ce la teniamo, ce la teniamo per la prossima intervista, in cui la domanda piccante di come chiami in intimità anello verrà sostituita da quanto sollevi di squat, perché quella ce la dici questa, no? Quindi ce la teniamo buona per la prossima. Tutti sintonizzati alla prossima intervista, perché ci dirai quanto sollevi di squat. Concluderei questa bellissima ora insieme, che per me sinceramente è volata, ma spero altrettanto, perché insomma le interazioni con i nostri amici sono state veramente tantissime, con una bella domanda di Lucia Mina, che ti fa una domanda per sua figlia, che studia alle superiori e ha un po' difficoltà a conciliare con lo studio e gli allenamenti, cioè inizierà alle superiori a settembre, scusa. Ci voleva chiedere, visto che tu comunque fai karate da quando hai 6 anni, di rassicurarla, credo che questo sia possibile, di conciliare lo studio e fare attività fisica anche a alto livello, perché lei vorrebbe seguire le tue orme nel katà. Sì, voglia, no, assolutamente, si può fare tutto. Io mi sono anche laureata, sto facendo le gare, quindi... Per cui... Lucia aspettava altro che questo, perché ora così gli può dire: guarda, non solo le superiori, giustamente devi andare, sono tante comunque le campionesse e campioni che hanno preso titoli di studio universitari, e io lo ripeto sempre, è un qualcosa che si può fare, quindi mi confermi anche tu che si può fare. Sì, certo, ovvio, magari con i miei tempi, non è che facendo gare, certo. Ovviamente è un po' allungato, però... Sono come studenti lavoratori, ci sono tanti studenti che lavorano, anche solo per mantenersi gli studi, e giustamente se uno ha anche un'altra attività principale è giusto che le porti avanti bene o male tutte e due. Bene, siamo giunti alla fine di questa bella chiacchierata, io quindi ti ringrazio Viviane, ringrazio Nello anche per aver risposto ai fuori programma, quindi grazie a entrambi. Ringrazio gli amici che ci hanno seguito stasera e ricordo come sempre che se vi siete persi anche un pezzettino della live, andatevela a rivedere, perché ci siamo divertiti tanto, e la potete rivedere tra un paio di minuti qui su Facebook, da domani su YouTube o presto anche in podcast su Spotify, Spreaker, qualsiasi piattaforma, siamo come il prezzemolo un po' da tutte le parti. Se non ci seguite su Instagram, andateci a seguire su Instagram, perché se ci seguite su Instagram potevate fare in anteprima le domande a Viviana, che le abbiamo posto all'inizio, quindi in una posizione privilegiata dell'intervista. Come sempre, se non l'avete fatto, lasciate un commento anche dopo. Se la vedete dopo, perché non dovete lasciare un commento? Spiegatemelo. No, lasciate un commento, condividete la live, mettete un like, un cuore, un abbraccio. Io le mie raccomandazioni per la buonanotte le ho fatte, quindi ti ringrazio Viviana di essere stata con noi. Ti saluto. Grazie mille. Salutiamo tutti gli amici che sono a casa e che ci hanno seguito. È arrivata anche Terriana, che spero ci stesse seguendo anche da prima, ma la salutiamo in extremis. Quindi buona serata a tutti e alla prossima puntata di Karate Talks.